Lo xilitolo è un dolcificante di origine naturale. Rispetto allo zucchero ha meno calorie e un indice glicemico più basso, ma soprattutto combatte i batteri responsabili della carie, come dimostrato da uno studio in cui è stata usata una gomma da masticare contenente xilitolo. E i risultati di questo studio sugli adulti, su un gruppo significativo di soggetti, cosa che non è stata facile fare, dimostra in modo inequivocabile, per quanto la scienza abbia delle probabilità di espressione, che usare lo xilitolo a bassi dosaggi non solo diminuisce il rischio di carie del paziente tramite un'induzione particolare di alcuni comportamenti dei batteri più cariogeni, che sono i mutans, gli streptococci mutans, ma consente di mantenere questo effetto preventivo anche per un lungo periodo successivo all'utilizzo del chewingum che è stato testato. Queste cose quindi sono di grandissimo interesse per rendere operativa la prevenzione tramite uno zucchero benefico. Lo xilitolo è un ingrediente di origine naturale utilizzato da decenni per sostituire lo zucchero. In natura si trova in alcuni frutti quali fragole, lamponi, pruni e altri vegetali. Inoltre il corpo umano lo metabolizza, lo sintetizza all'interno del suo metabolismo quotidianamente. Lo xilitolo utilizzato per la fabbricazione della gomma da masticare è derivato dalla corteccia di betulla, di olmo o dal torsolo delle pannocchie di mais, tutte comunque fonti vegetali non OGM. Lo xilitolo ha molte interessanti proprietà. È dolce quasi quanto lo zucchero, però ha un indice glicemico di ben 8 volte inferiore a quello dello zucchero. Inoltre apporta ben il 40% in meno di calorie rispetto allo zucchero.